centinaio di metri, però si stanno avvicinando al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, le cinque battistrada. Amici di Cittiglio, che grande finale, meno di 1000 metri alla conclusione del trofeo da Moreno. Sofia Bertizzolo, grande lavoro di Sofia Beggin, che lavoro per le ragazze di Casarotto, la Bertizzolo a meno di 1 chilometro del trofeo da Moreno della piccola Coppa del Mondo, è in gara con il numero 1, è in gara con la maglia azzurro stellata. Sofia Bertizzolo, campionessa europea, vola al traguardo, attendiamo di vederla. 5 atlete al comando, volata, volata finale del piccolo trofeo Pinda, del trofeo da Moreno, ripresa da Bertizzolo sotto la spinta delle atlete della nazionale francese. Sprint di 5 atlete, ecco lo sprint finale, ecco lo sprint finale, ed è ancora la Bertizzolo in testa, ed è Sofia Bertizzolo, secondo posto per la Francia. Sofia Bertizzolo, campionessa d'Europa, prima sul traguardo di Cittiglio, festeggia l'Italia, mani alzate, un applauso per la campionessa d'Europa, poi ancora le atlete francesi a concludere questa volata, il grande applauso di Cittiglio per la vincitrice del trofeo da Moreno, è la campionessa d'Europa, è la campionessa d'Italia, è Sofia Bertizzolo. Sofia, grande vittoria, beh, tutti ti aspettavano alla partenza qui oggi come trionfatrice per onorare all'inizio di stagione internazionale la tua maglia di campionessa europea. Hai fatto di tutto, hai avuto un ottimo gioco di squadra con la tua compagna, insomma siete una coppia eccezionale, è proprio il caso di dirlo. Sì, diciamo che volevamo fare la selezione molto in salita, però hanno tenuto bene il passo le straniere, sono riuscite a prendere uno svantaggio che hanno recuperato e ricucito in discesa. E poi nel finale Sofia Beggin è stata straordinaria a attaccare, pensavo effettivamente che arrivasse l'arrivo perché aveva veramente un bel passo preso, però poi le straniere hanno tirato e io sono stata a ruota fino alla fine e sono riuscita a spuntarla proprio sotto la linea d'arrivo. Ecco lo sprint finale, ecco lo sprint finale, ed è ancora la Bertizzolo in testa, ed è Sofia Bertizzolo! Bella corsa doveva essere e bella corsa è stata. Alla partenza avevamo intervistato la vincitrice, la campionessa d'Europa, Sofia Bertizzolo, era la donna attesa quest'oggi sul traguardo di Cittiglio e così è stato. Gianluca Trentin, sempre testimone, sempre al nostro fianco quando si tratta di commentare soprattutto gare di ciclismo femminile. Allora, una gara bella, soprattutto nella sua parte finale, ma con una vincitrice che racchiude in questo nome tutta la sua grande qualità. Sì, una bella gara soprattutto nel finale, perché in effetti nella prima parte non ci sono stati attacchi e la cronaca erano solo i traguardi volanti, che cronaca non sono, diciamo. Poi però lungo la salita di Urino Beggin e Bertizzolo hanno confermato quanto di buono hanno fatto già nella scorsa stagione. Queste ragazze hanno ottenuto tante doppiette, la Bertizzolo campionessa d'Italia, campionessa d'Europa e argento mondiale. Hanno fatto quello che hanno voluto, perché ha attaccato poi all'ultimo chilometro la Bertizzolo, l'hanno ripresa ma ha vinto in volata. Beh, io credo che siamo davanti a due atlete che scriveranno grandi pagine di bel ciclismo femminile in futuro. E adesso apprestiamoci a vivere un altro momento importante, la gara vera e propria di Coppa del Mondo. Sì, e peraltro una gara di Coppa del Mondo dal pronostico molto aperto. Non c'è Marianne Vos, che quest'anno corre da poco su strada, non c'è Emma Johansson, che ha vinto l'anno scorso e purtroppo è reduce da una frattura che non le permette di correre, però ci sono grandi atleti, c'è questo fenomeno francese Paulin Ferrand-Prévot e poi ci sono le italiane, speriamo che facciano bene, no? Ecco lo sprint finale, ed è ancora